Ciao a tutti, in questo video voglio mostrarvi come rifinire le vostre creazioni dopo la cottura. Intanto vi mostro le ultime creazioni, ho realizzato questi cuoricini, li utilizzerò come orecchini a perno, poi ho realizzato i personaggini del Pac-Mac, la faccina e il fantasmino. Poi per un braccialetto ho realizzato tre charm. Un cuore bianco con un cuoricino rosso e uno dorato, un fiorellino rosso col centro dorato e un rossetto molto carino della Coco Chanel. Poi invece per un altro braccialetto ho realizzato altri tre charm, che sono un fiocchettino lilla, un fiorellino lilla col centro dorato e un cuoricino bianco con un cuore lilla e un cuore rosa che non si vede molto perché è molto chiaro. Come vedete, mi è venuta in mente questa idea dei cuoricini e ne ho realizzati parecchi. Allora, l'occorrente per rifinire le creazioni una volta cotte è carta vetrata. Io ho ritagliato questo triangolino. Poi, vernice lucidante. Io utilizzo questa qua del Fimo, che adesso ha il tappo nero, ma prima ce l'aveva rosso. Poi dei gancetti e attack, che vi occorrerà per attaccare le vostre, i gancetti alle vostre creazioni. Allora, incominciamo subito. Intanto bisogna scartavetrare tutte le creazioni. Io adesso vi mostrerò principalmente come realizzare un paio di orecchini con questi cuoricini. Allora, prendiamo il nostro pezzettino di carta vetrata, io l'ho tagliato a triangolo perché così ho delle punte e posso scartavetrare meglio i particolari. Perciò con la punta vado a scartavetrare i cuoricini, dopodiché scartavetro tutto il resto. In modo da dare una forma ben definita. Voilà, ho scartavetrato i miei cuoricini fino a ottenere il risultato che desideravo, cioè dei cuoricini abbastanza regolari. Ora prendiamo la nostra vernicetta. Questa qui va bene anche per il Cernite e altre paste, anche se c'è scritto Fimo, comunque sempre vernicetta lucidante che va bene per le paste polimeriche. Prendiamo un pennellino, io questo qua lo utilizzo solamente per la vernicetta, in modo che così poi non rischio di mescolare i colori alla vernice, eccetera. Bagno la punta nella vernicetta e la pulisco leggermente nel tappo, in questa maniera. E poi vado a spennellare su tutta la superficie. Ovviamente mi rendo conto dove ho passato e dove non ho passato perché dove ho passato è più lucido. State attenti a non metterne troppa perché rischiate di fare dei grumi e poi ci mette tanto ad asciugarsi. Facciamo lo stesso procedimento anche per l'altro cuoricino. Attendiamo 2-3 minuti, poi dipende anche da quante ne avete messa, attendiamo qualche minuto in modo che la vernice si asciughi completamente. Io vado a fare qualche ritocchino. Ok, e aspettiamo che si asciughi. Intanto io vado a preparare i ganci per questi orecchini. Allora, mi occorreranno due basi per orecchini, queste qua, così. E ovviamente due asoline, che però andrò a mettere, cioè due farfalline, che andrò a mettere dopo in modo che così sono sicura di non perderle. Quando la creazione siamo sicuri che sia asciutta, possiamo incollarla con l'attack. Mentre si asciuga, vado a scartavetrare un altro cuoricino di questi. Come
con gli angolini, mi aiuto per scartavetrare anche i cuoricini piccolini e per dare una forma al nostro cuore. Mi piacciono un sacco questi cuoricini, l'ho realizzato per caso e poi alla fine ho scoperto che sono veramente carini, soprattutto questi qua così perché sembrano della tunne, perché hanno queste colorazioni un po' così molto molto carine. Allora, anche questo qua lo vado a lucidare. Mi raccomando, quando finite di utilizzare il pennellino che utilizzate per la vernicetta, andatelo a lavare, se no si secca e rischiate che poi dovete buttare il pennellino perché le setole si induriscono. È molto complicato poi separarle e riuscire a pulire bene il pennellino da tutti i residui. Perciò state attenti prima e così non succederà niente. Ovviamente, come vedete, i cuoricini sono bianchissimi. Questo perché? Perché io, dopo che ho finito la creazione, siccome si sporcherà sicuramente essendo bianco, anche se io mi sono stralavata le mani, una volta finita la creazione è sempre sporco il bianco, perciò io cosa faccio? Prendo un cotton fioc, lo bagno nell'alcol, quello rosa, quello che si utilizza per pulire in casa, e lo passo sul fimo. E quest'alcol elimina tutte le colorazioni che non sono, diciamo, il colore principale. Io anche sugli oggettini che si sporcano vado semplicemente a passare l'alcol e rimane pulito, magnifico. Allora, i cuoricini dovrebbero essere già asciutti, questi qua piccolini, sì. Allora, adesso li andiamo ad applicare la base. Allora, prima faccio un ritocchino al mio cuore grande, perché sennò ho notato che c'è un'imperfezione, se la lasciavo poi quando si andava ad asciugare non potevo più modificarla. Prendiamo il nostro ATTAC, io utilizzo questo qua Flex Gel perché mi piace di più in confronto all'altro. Prendo un goccino e lo poggio sulla base. Un goccino, vedete? Non so se si vede. Prendo il cuoricino e lo poggio sulla base. Io ho sbagliato a posizionare la base, perciò l'ho staccata. Adesso vado a rimettere un pizzichino d'attack e la vado a riposizionare. Perciò se vi sbagliate potete comunque riposizionarla. Attendete qualche minuto perché l'attack, nonostante sia una colla abbastanza rapida, sul ganci per il fimo non attacca subito, attacca subito sulle dita ma non sui ganci. Perciò attendiamo qualche minuto che si asciughi l'attack. Intanto che si asciuga l'attack, che si asciuga la vernicetta del cuore più grande, incomincia a scartavetrare anche le altre creazioni. Proprio gli do una passata così, non c'è secondo me tanto bisogno, a meno che voi non vediate qualche imperfezione, secondo me non c'è granché bisogno di insistere con la scartavetratura, tranne nelle perle che devono essere perfette. Andiamo a lucidare il nostro fiocchettino. Questo colore che voi vedete nella telecamera di questo lilla e quello del cuoricino più grande non è il viola che voi vedete in realtà è leggermente più chiaro. È un pochino che tende di più sul porpora, non sul violaceo, ma sul porpora, perciò così. Invece prima della cottura era un lilla molto chiaro.
Invece adesso è diventato abbastanza scuretto, perciò state attenti anche quando comprate i panetti, di essere consapevoli che comunque il colore, magari dopo la cottura, può essere diverso da quello che si vede quando diciamo la pasta è cruda. Adesso sto scartavetrando rossettino, carinissimo. Eccolo qua, rossettino scartavetrato, adesso lo vado a dipingere. Ok. State attenti quando mettete la vernice sul buco della creazione perché rischiate che poi non riuscite a infilare il gancetto. La creazione qua si è asciugata, basta mettere il gancettino ed è completata. Spero che questo video vi sia piaciuto, alla prossima volta. Ciao!